Campione per amico, oltre 300 bambini in campo ad Arezzo insieme a 4 stelle dello sport. Vittime di tratta, l'inserimento professionale nell'esperienza europea. Venerdì 16 maggio la carovana antimafia 2014 fa tappa ad Arezzo. Foto girando, al via un nuovo progetto per promuovere il turismo cittadino. Inaugurata a Palazzo Niccolini la mostra Raffaello e il Bibbiena. Si rinnova l'appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura di questa edizione del nostro notiziario parliamo dell'iniziativa Un Campione per Amico. Oltre 300 bambini in campo ad Arezzo insieme a 4 stelle dello sport. Si è svolta nella cornice dell'Arena Eden di Arezzo la quinta tappa della 15ª edizione di Banca Generali, un campione per amico. Oltre 300 bambini delle scuole elementari e medie hanno avuto l'opportunità di giocare e divertirsi con 4 grandi campioni dello sport italiano, Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Yuri Chechi e Maurizia Cacciatori. Una parte di città si è trasformata per l'intera mattinata in una vera e propria palestra a cielo aperto. Palleggi, rovesci, punizioni, capriole, lo sport e i bambini attori protagonisti sul palcoscenico di Arezzo. Anche Arezzo non si è smentita, tanti ragazzi, tanto entusiasmo, questo è lo spirito della nostra manifestazione. Banca Generali, un campione per amico, è una finalità molto semplice, passare una giornata insieme ai ragazzi per lasciargli un ricordo bello, spensierato, allegro, con musica dello sport. Il messaggio che noi diamo è che lo sport deve essere divertimento, passione, gioia, socializzare, crescere bene insieme e abbiamo la fortuna che queste sono le nuove generazioni, questi molto probabilmente cambieranno la cultura sportiva in Italia sicuramente. Non solo lo sport ti aiuta a vivere bene, ma stai insieme agli altri, socializzi, ti diverti, c'è passione, c'è disciplina e loro devono crescere con questi intendimenti. È andata molto molto bene, una giornata fantastica, i bambini si sono divertiti tantissimo, per noi è anche un gran successo perché comunque trasmettiamo messaggi importanti, abbiamo dato l'opportunità di avvicinarsi a tutti gli sport. Il messaggio secondo me più importante è quello che ogni bambino deve sapere che lo sport è divertimento. Si può diventare campioni ma anche no, l'importante è apprezzare tutto quello che lo sport ci dà. Uno dei più grandi lab CAD d'Europa con 90 postazioni autonome per la dissezione e la formazione di altrettanti specializzandi in chirurgia e ricercatori. È questa la realtà scientifica che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin visiterà sabato 17 maggio ad Arezzo. La Nicholas Foundation, nata da un'intuizione del professor Giuliano Cerulli, oggi primario di chirurgia ortopedica al Policlinico Gemelli di Roma, è il nucleo fondativo da cui si è sviluppata una grande realtà medica e scientifica. La ICLO e la Let People Move, con un laboratorio di biomeccanica all'avanguardia, sono gli altri due gioielli di una realtà conosciuta a livello internazionale più che in Italia. Il ministro Lorenzin sarà ricevuta dal direttore scientifico della Nicholas, il professor Giuliano Cerulli, e dalle autorità cittadine di Arezzo. Durante la visita del centro il ministro sarà accompagnata dal professor Cerulli e da altri chirurghi ortopedici del Policlinico Gemelli di Roma. Vittime di tratta, l'inserimento professionale nell'esperienza europea. Le vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale o lavorativo sono i nuovi schiavi del XXI secolo. Grazie ai progetti Un'altra strada, attivo dal 2001, e Contratto, che ha preso il via nel 2009, la provincia di Arezzo si è mobilitata per sostenere attivamente le persone coinvolte in queste forme di sfruttamento. A partire dal 2013 è attivo un ulteriore percorso, Revitra, reinserimento vittime di tratta, che mira in particolare all'offerta di una concreta occasione di autodeterminazione a coloro che vivono
in condizioni di sfruttamento ed esclusione sociale. Il progetto intende dare continuità e rafforzare i programmi di accoglienza ed integrazione sociale nell'ambito del sistema regionale antitratta ed ha contribuito a strutturare e formalizzare soprattutto la connessione dei percorsi di assistenza con il tessuto imprenditoriale e sindacale. Tra le realtà attive sul territorio aretino anche lo sportello Pronto Donna. Quello che l'associazione fa come ente attuatore all'interno del progetto contratto ad oggi è quello di offrire interventi sia di prevenzione rivolti alla cittadinanza, alle scuole, sia rispetto alle persone con uno sportello di accoglienza, bassa soglia a cui le persone si possono rivolgere, non solo le vittime ma anche la cittadinanza piuttosto che la rete istituzionale o il contesto delle associazioni private, per costruire poi insieme tutto un percorso di sostegno se c'è bisogno rispetto alla persona, che andrà poi inserita in un programma di assistenza e protezione. Si fa un progetto educativo di reinserimento nel percorso che dura tempo, un anno e mezzo, due, anche più se c'è bisogno, fino all'inserimento lavorativo. È prevista inoltre un'azione transnazionale fondata sulla sempre maggiore necessità di rapportarsi con la realtà europea, dal momento che le reti di provenienza e transito delle vittime hanno carattere sovranazionale. Si parla di violenza fisica, ma anche di coercizione, di manipolazione, di pericolo di vita, spesso rispetto alla criminalità organizzata che c'è dietro al fenomeno. Quindi cerchiamo di coprogettare con lei la fuoriuscita dal circuito di sfruttamento, e valorizzando le sue risorse e aspettando i suoi tempi per quello che è possibile. E veniamo adesso alla pagina della cronaca. Abuso d'ufficio in concorso. È questa l'accusa che pesa sulla testa dell'ex presidente della ATC3, di alcuni membri del comitato gestionale e un altro funzionario della provincia per aver acquistato migliaia di fagiani per il ripopolamento della specie. La vicenda è al vaglio degli inquirenti e vede sotto indagine anche il titolare dell'azienda che dal 2010 al 2013 ha venduto i fagiani all'ambito territoriale di caccia. Secondo il PM Giulia Maggiore, infatti, il rapporto tra l'ATC e l'azienda fornitrice sarebbe stato fin troppo esclusivo e in essere senza aver vinto una gara con evidenza pubblica. Per il momento sono 8 le persone per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio. Un giro d'affari di quasi 200.000 euro all'anno che ha visto come attore esclusivo un unico fornitore. Venerdì 16 maggio la carovana antimafia 2014 fa tappa ad Arezzo. La carovana antimafia torna a far tappa ad Arezzo. Tra le tematiche in evidenza quest'anno, le nuove forme di schiavitù. Sì, quest'anno la carovana internazionale ha deciso di parlare di tratta di esseri umani. Infatti la schiavitù, la messa a schiavitù anche dal punto di vista lavorativo, non è solo un fenomeno che riguarda altri, ma riguarda anche il nostro territorio, anche ad Arezzo. Si parla appunto di caporalato, si parla di sfruttamento della prostituzione, di sfruttamento del lavoro agricolo, soprattutto di persone straniere, ma non solo, e quindi abbiamo deciso che era il momento di affrontare questo argomento tanto importante di cui si parla veramente poco. I fatti di cronaca purtroppo evidenziano sempre più spesso che Arezzo non è immune dalla criminalità organizzata, la lotta e il contrasto dunque non devono conoscere sosta. Direi assolutamente di sì. Noi sono anni ormai, non solo come Arci e come Libera, ma insomma altri soggetti hanno denunciato la presenza delle criminalità organizzate, delle mafie nel nostro territorio. Non a caso appunto spesso si sentono notizie di questo tipo, ormai è una cosa abbastanza certa, ci sono 6 beni confiscati nel nostro territorio, quindi questo ci dovrebbe far pensare e far riflettere. A questa importante giornata sarà presente anche la CGIL, qual è il vostro contributo? Un contributo come quello di molti altri partners che da 20 anni partecipano fattivamente alla realizzazione dei percorsi e di anno in anno vengono scelti e individuati, tenendo di conto ovviamente che il contributo e la partecipazione della CGIL non è ovviamente quello solo ed esclusivo delle tappe della carovana antimafia, ma è un impegno costante 365 giorni all'anno oramai da tanti anni.
La scelta di Villa Severi è stata condivisa dalla giunta comunale ed è apparsa a tutti come la soluzione più appropriata. Anche in relazione al nuovo modello di festival che la Fondazione Arezzo Wave ha proposto, basti pensare allo spazio riservato a gruppi musicali composti da bambini. Queste le parole del sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani, circa la discussione sul luogo dove realizzare la manifestazione Arezzo Wave. La localizzazione è stata criticata da alcuni cittadini rappresentanti dei residenti nell'area limitrofa. Interlocutori del sindaco e dell'amministrazione non sono comitati privi di ruolo istituzionale e portatori di interesse particolari, ma cittadini che sono stati ascoltati e le cui argomentazioni sono state valutate nel più ampio contesto degli interessi generali della città. Parliamo adesso di foto girando al via un nuovo progetto per promuovere il turismo cittadino. Ad Arezzo è partita un progetto speciale, foto girando. Di cosa si tratta nello specifico? Si tratta di un sito dove vengono aiutati i turisti che vengono sia dall'estero che da fuori Arezzo a organizzare il proprio soggiorno ad Arezzo in maniera più libera possibile, con un punto di vista un po' diverso. Grazie all'aiuto che la diocesi in maniera consistente ci ha dato, quindi grazie alla dottoressa Nocentini che ci ha coadiuvato in questo molto 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 forte, un aiuto molto importante. Cerchiamo di aiutare le persone a venire ad Arezzo, rimanere ad Arezzo e godersi al più possibile le nostre bellezze, che sono veramente tante. Tutte custodite, molte diciamo così, custodite nelle nostre chiese, quindi un aiuto e un ringraziamento forte da tutti quelli che hanno partecipato a questa cosa, da parte nostra verso la diocesi, che è stata veramente una cosa importante. L'occasione è stata anche quella di una dedica speciale, una dedica ad Antonio Chierici, scomparso purtroppo di recente. In dubbio, Antonio è stato, come ho detto già più di una volta, la pietra miliare, la pietra di paragone, lo è stato e lo è tuttora. Noi ogni volta che giravamo qualche cosa, sia Nedo Baglioni che ha fatto una parte della clip, sia con Mauro Panci che ha fatto le riprese con il drone, andavamo da Antonio e gli chiedevamo un consiglio, e Antonio è sempre stato con il sorriso sulle labbra fino all'ultimo istante presente e una mano veramente potente. Grazie, 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 ringrazio la famiglia e le figlie che ancora ci sentiamo, e è stato veramente un grande aiuto e continuerà a esserlo. Veniamo adesso alla pagina sportiva. Luca Scassa è caduto intorno alle 12.30 sul circuito del Mugello alla curva Poggio Secco. Il pilota aretino avrebbe dovuto sostituire l'infortunato Danilo Petrucci sulla ART Aprilia nel prossimo Gran Premio di Francia Le Mans di MotoGP. E proprio per acquisire ulteriore confidenza con la moto stava partecipando alla seconda giornata di test. Dopo che il pilota è stato sbalzato a terra, la direzione di gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa in pista, facendo intervenire l'unità medica più vicina. Il pilota è stato immediatamente soccorso e trasportato al centro medico del circuito, dove è stato stabilizzato. Successivamente Scassa è stato trasferito all'ospedale di Borgo San Lorenzo per ulteriori accertamenti. Al pilota sono state riscontrate le fratture del femore destro e del bacino su entrambi i lati. Voltiamo pagina adesso. Dal 17 maggio al 6 luglio Palazzo Niccolini ospita la mostra Raffaello e il Bibbiena. Il Cardinal Dovizi torna a Bibbiena, torna nella sua terra, in quella Bibbiena che gli ha dato i natali. Ci torna nella veste di un ritratto, di uno sguardo carpito all'eternità, di un'immagine che lo ha reso grande al di là del tempo. Si tratta del capolavoro di Raffaello Sanzio, suo amico intimo, autore dei più bei capolavori di ogni tempo. Il momento per Bibbiena è di grande importanza. La città si riappropria delle proprie radici fatte di una storia lunga secoli, ma anche dell'orgoglio di essere al centro di un tutto e non solo un punto in periferia.
con il Cardinal Bibbiena si celebra anche la fierezza di un intero territorio per quello che ha dato ed è stato in una gloriosa storia passata, ma soprattutto per ciò che sta dando al tempo presente. Il quadro è rimasto qui a Bibbiena fino al primo trentennio del Seicento, quando poi è stato acquistato dagli eredi del cardinale, dal cardinale Giovancarlo dei Medici, che l'ha messo nella sua collezione. Il dipinto è di altissima qualità e questo si vede nei dettagli, appunto nel volto, nella mozzetta, con questo bellissimo raso, una grande figura che in effigie, possiamo dire, non può ritornare in persona, ma in effigie ritornerà per questi mesi qui a Bibbiena. E continuiamo a parlare sempre di questo argomento perché questa mattina alle 12:15 è arrivato a Bibbiena dalla Galleria Palatina di Firenze il quadro di Raffaello Sanzio raffigurante il cardinale Bernardo Dovizi. L'opera d'arte è stata preparata alla Galleria Palatina in una doppia cassa che, come ha spiegato Maurizio Catolfi, funzionario della soprintendenza speciale del Polo Museale Fiorentino e accompagnatore del cardinale in questa occasione, aveva la funzione di proteggere il ritratto non solo da eventuali scosse ma anche dall'umidità e dalla luce. Con questa notizia si chiude questa edizione del nostro notiziario, non ci sono infatti ulteriori aggiornamenti, subito dopo di noi l'appuntamento è con il meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSD.